ecco il link al mio canale Twitch e alla mia pagina Instagram per seguire gli aggiornamenti. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i Big Mets. 4 minuti, 4. Avrò scritto il nome del titolo, me lo sono dimenticato. Oggi tocca in data 24/10 al Big Match tra Inter contro Piemonte Calcio, che ormai sta diventando proprio un punto cardine di queste grandi partite. Fatemi sapere sotto in descrizione se magari in futuro vorreste vedere anche dei big match della Champions League. Esatto, ma ci possono stare, che mi è venuto in mente adesso, e andrò a vedermi qualche magari big match del girone di ritorno. Esatto, perché adesso sarà anche troppo tardi. E fatemi sapere quali vorreste vedere. Noi andiamo subito allo stadio Meazza in San Siro. Partita da non perdere. Entrambe le squadre schierano in campo giocatori in grado di farci divertire. Ed eccoci qua allo stadio San Siro. Stanno mettendo a posto il puntellamento. Le persone stanno entrando. Certi se quella lì non ha il biglietto in mano. E quindi verrà presa a calci. Questo qua è entrato due volte. È entrato, è uscito. Vabbè, comunque. È gemello. Ok. Ed eccoci qua. Pieno per la grande partita. Eto, che si è ritirato adesso e farà l'ultima partita con l'Inter. Non lo so, c'è stava Eto? Non lo so, Vabbè. Non era mica quell'uomo là mezzo bianco che è andato via al Chelsea. Allora, inizia la prossima partita dei Big Mets. Eto! Salto! Op! Inter contro Piemonte Calcio. Mamma mia, partita incredibile. Oh, oh, subito. Per la palla mausoleo, ovviamente, vabbè, i giocatori dell'Inter sono giusti, tutti licenziati, perfetti, buoni, anche con lo sponsor giusto, come si vede. Però quell'idea del Piemonte FC, devo dire i nomi. Piemonte FC, ho capito. Non devo dire i nomi giusti. Nagatomo, cioè Darmian. Com'è? Te sarebbe piaciuto, Nagatomo. Quando toccherà fare il big match dell'FC Tokyo, lo prenderai te, giochi con Nagatomo. Nagatomo è il vero difensore. Esatto, il vero terzino. Parla per Mausoleo. Tenta di scappare, rientra, rincula per Dobilo. Dobilo prende la palla, passa locale di Bolo. Mausoleo. E lui, dopo finta, Barella dice di no. Dice di no, mi blocca. E non si passa. Marotta, Marotta. E tiro! Mortacci sua che ha cambiato i tasti. Dybala. La regia è andata in panico e ha saltato il replay. E quindi, va bene. Avete sentito magari proprio schiacciare compulsivamente i tasti proprio della regia così? Ho visto. Va attaccato al cazzo, ecco. Poi anche alla fine secondo fine primo tempo non magari si sa cosa si verrà. 1-0 Piemonte Calcio. 1-0 Piemonte Calcio. Sta rifacendo Roma FC. La sconfitta contro la Roma e c'è un fallo di mano. Ma come un fallo di mano? Fallo come Piemonte. Rubate come è il Piemonte. Appunto. Scusate, se non ho neanche i diritti per i Zecco. Veda l'inserimento per arbitro Toro Martine. Çalhanoğlu. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Ottima prima parte di gara per Paulo Dybala. Ha giocato bene, ha segnato anche il gol del vantaggio. E rieccoci qua. Questo microfono prenderà un bel calcio nel culo. Spero che si sia preso un po' di parte della fine del primo tempo. E che cosa andiamo a bere adesso negli spogliatoi, caro bell'uomo? Ah, oggi ci facciamo un bel grappino. Un bel grappino dell'Alto Adige. Esatto. Al secondo tempo. Mi casca l'occhio. Ed eccoci qua. Ed eccoci qua, cari amici. No, che bevo io, appunto, beve lui, però non lo so. C'ho gli effetti collaterali. Esatto. C'ho gli effetti con i materiali. Inizia un secondo tempo molto sindacabile. Qual è il suo commento sul primo tempo? È ancora tutta aperta la partita. Minchia, perfetto. Nulla è lasciato al caso.
Mausoleo prende la palla, vede Marotta che non parte, non è partito. Non parte. Di Billo nel primo tempo, a chi ha gonfiato la rete? Stramaccioni. Ecco, esatto. Ha preso gol il portiere dell'Inter, Stramaccioni. Esatto. Perisic che tipo nel primo tempo non l'ha mai toccata. Bastoni di destro elargisce un cross incredibilmente dall'altra parte. Pazovic. Stavo passando la palla all'arbitro. Mortacci solo che c'ha la maglietta quasi come la mia. Perisic in cunea. E lui. Oh, rigore! Certo! Rigore! Certo! Venduto! Oh, grazie arbitro. Grazie. Rotondo che sta dando delle iperbole incredibili sulla catena di destra. Sta tentando di fare roba incredibile. Passa da lì là. Ce ne va. Ma che brutto. Che brutto. Che brutto tiro. Come che brutto? Passaggio. No, si incanta questo qui. Soprattutto una volta che hai fatto il cross, hai fatto pure sto schifo. Esatto. Sì. Magari tiravo, facevo anche più bello. Minchia. Prende la palla, Mausoleo. Che tira Rosari di qua di là per il campo. Ma cosa? Ma che fallo fatto, signor arbitro? Signor giudice. Certo che l'arbitro poteva prendere un'altra maglietta però, eh. Perché? Ce l'ha come la mia! La palla per il Toro Martinez! Mamma mao! Lo scambio come se fosse lui. Come se fosse lui. Come se fosse lui. Vabbè, comunque. Zecco dalla distance! La minnella. Ma riprende la palla locale. Che è una persona molto conosciuta in questo periodo. Palla per Dybala. Dybala. Mamma mia. Oh, arbitro si è tuffato. Ubaldo Skriniar mantiene l'1-0. Anche se non è tanto bello, però. Dai. Vuoi fare dei cambi, allenatore della. Molto. Stante. Ci saranno dei cambi apportati a questa partita. Fuori gioco inesistente. Quindi saltiamo. Eccolo qua, per l'Inter entrano Vidal, Dumfries e Di Marco, per la Juventus entrano Keanu Reeves, Dante Alighieri e non ho visto l'ultimo. Giù, uno. Chi era? Non l'ho visto. Ma adesso passerà in sovraimpressione qua, così almeno vi renderò enumenclati del terzo cambio della Piemonte FC. Entra Keanu Reeves, Dante Alighieri e McDonald, esattamente lui, dagli Stati Uniti. Esatto. Zecco. Vede l'inserimento di Barella. Barella. No. Sì. No. Affanculo. Ma tira in porta, imbecille. Grande uscita del portiere. Oh, fischiatelo. Te la passo a te, ma la. Va bene, va bene. Vidal. Mamma mia. Zecco. Maledizione. Vidal che è entrato in questo terreno molto scivoloso, quasi se ne va a lui palla, a palla insaponata. Keanu Reeves non ce la fa ad andare avanti. Inserimento, ruba la palla. Taci mia, stai giocando un po' a cavolo, eh? Locale. L'Inter non è proprio in forma. L'Inter sta subendo. Tira! Mamma mia, Stramaccioni c'è. Cioè, Stramaccioni c'è. Keanu Reeves me lo ricordavo diverso, però. Si è dato al Fobel. Chi si è dato al Fobel? Keanu Reeves. L'hai messo dentro te, l'attaccante. Ce la fai a fare il cross? O deve intervenire Stramaccioni? L'ultimo tentativo, Dumfries. Vede Di Marco dalla amata distanza. Domani notte. Mamma mia, Di Billo. Dov'era? Dillo. Dov'era? Che vede il sorrimento. Tentativo di Keanu Reeves. Incredibile. Mamma mia, si fa spaventosa qui. Si fa spaventosa, la, sì. La Di Marco. Però lascia di tutte Marco. Queste opportunità. L'opportunità Dumfries. Ce l'aveva. Mamma mia, i difensori ci sono. Il tiro del pareggio, ma la partita finisce così. Finisce. E niente.
spesso queste partite Piemonte FC porta a casa un grande risultato e recupera dalla esatto la partita precedente, bravissimo, dalla perdita della Roma FC. Ovviamente queste sono scene bellissime, ma quando arriveranno negli spogliatoi saranno botte da orbi. Noi ci vediamo alla prossima partita, che vi diremo subito. Scrivetemi comunque sotto nei commenti se vorreste vedere anche qualche, magari oltre che big match della Champions, anche qualche altro big match tipo Real Madrid Barcellona, quando esatto. Ci sarà, non so quando ci sarà. E la prossima partita sarà, udite udite, Roma FC contro Milan. Che me lo ciappo subito, che così quando l'ho segnato, l'ho segnato. Noi ci vediamo al prossimo big match. Ciao! Mami! Schifoso. Mamma mia!